Sia lodato Gesù Cristo. Ieri, appunto, ho fatto un video nel quale facevo rilevare gli errori a livello di infallibilità di infallibilità dei pontefici nella dottrina, nella dottrina che diffonde il dottor Cionci nel suo libro Codice Ratzinger. E appunto notavo come praticamente lui interpreta malamente alcuni passi, diciamo, della dottrina cattolica, li interpreta però in maniera deviata, appunto perché non ha una competenza riconosciuta, non ha studiato a fondo. Dice cose che evidentemente non conosce bene, quindi dice cose evidentemente, appunto, almeno in questo, riguardo a questo, errate. Presenta il Papa come uno che praticamente dice sempre la verità, e quindi se il Papa non dice la verità vuol dire che non è Papa. No, assolutamente non è così. Magari il Papa dicesse sempre assolutamente la verità, perché appunto sarebbe una cosa molto, molto bella e. Ma non è così, la storia ce lo dice. Pensate che ci fu un Papa Onorio che addirittura fu condannato per eresia. Ma queste cose si sanno quando come si dice, quando si hanno le mani in pasta, cioè si sanno queste cose perché appunto, si studiano queste cose, si approfondiscono, si vedono i libri, si fanno ricerche approfondite, si leggono autori, eccetera, eccetera. Ma appunto questo evidentemente il dottor Cionci non lo fa perché, ripeto, non ha una competenza riconosciuta nell'ambito della teologia e del diritto canonico. Allora, ieri appunto ho detto certe cose proprio per criticare gli errori che emergono dal suo libro. Sono errori che portano, come ho detto, allo scisma e sono errori quindi che hanno un peso molto grande, eh? Un peso molto grande, proprio per, diciamo, un peso molto grande per quelli che li seguono. Sono errori particolarmente devianti. Ecco, allora andiamo a vedere oggi qualche cosa di, diciamo, qualcosa di più, perché lui nel suo libro, appunto, Codice Ratzinger, io l'ho preso, quindi non possono dire che non lo conosco, l'ho preso, lo leggo in modo tale da fare una opera di critica seria, di condanna dei suoi errori e quindi aiutare la gente a prendere le distanze da questi errori. Ecco, allora lui dice così: in pochi sanno che l'articolo 892 del Catechismo della Chiesa Cattolica sancisce che il Papa è assistito dallo Spirito Santo anche nella sua attività ordinaria. L'assistenza divina, dice questo numero del Catechismo della Chiesa Cattolica, non è un articolo, è piuttosto un numero. L'assistenza divina è inoltre data ai successori degli Apostoli che insegnano in comunione con il successore di Pietro, in modo speciale al Vescovo di Roma, pastore di tutta la Chiesa, quando, pur senza arrivare a una definizione infallibile e senza pronunziarsi in maniera definitiva, propongono nell'esercizio del magistero ordinario un insegnamento che porta a una migliore intelligenza della rivelazione in materia di fede e di costumi. Poi lui continua il discorso facendo capire, appunto, come ho detto, che se il Papa sbaglia vuol dire che non è Papa. Questo è un ragionamento che fanno anche altri, ma persone che purtroppo, io mi ricordo anche una volta un sacerdote mi disse qualcosa del genere, disse: no, ma mia nonna dice che se il Papa è eretico non è Papa. Cari signori, qui non si tratta di seguire la nonna, non si tratta di seguire lo zio, non si tratta di seguire l'antenato, qui si tratta di studiare a fondo quello che dicono i grandi esperti, i grandi teologi, i grandi dottori della Chiesa. Perché sono questioni molto delicate, cari fratelli. Il Papa, anche se eretico, può continuare a fare il Papa. E ve lo spiego subito. Se il Papa è un eretico occulto, cioè che l'eresia ce l'ha dentro, ma non te la dice esternamente,
Lui è eretico, ma continua a fare il Papa perché non lo puoi togliere. Questa è la dottrina di tutti gli autori. Poi, per quanto riguarda un Papa che magari fosse eretico, anche manifestamente, ma se non lo deponi, normalmente non lo deponi, se la Chiesa non dichiara l'eresia e quindi non si arriva a quello, lui continua a fare il Papa nonostante sia eretico. Purtroppo è così perché appunto... questo non lo dico io, lo dice per esempio Journay, no? Altri, ma fondamentalmente questa è la linea, perché anche San Roberto Bellarmino che dice quando il Papa è eretico è subito deposto, ma in realtà parla della Chiesa che può intervenire, poi c'è una dichiarazione. Io quando parlo di deposizione non parlo di deposizione diretta, perché nessuno può deporre direttamente il Papa, perché l'autorità suprema a livello visibile. Il Signore lo potrebbe deporre direttamente il Signore, ma il Signore, appunto, questa è un'altra questione. Ma gli altri vescovi, eccetera, non possono deporre direttamente il Papa, possono invece dichiarare che è eretico e quindi dichiarare che evidentemente è decaduto. Questo è un fatto che viene detto anche da Ghirlanda, il famoso professore di diritto canonico che qualcuno, appunto, io, qualche persona molto incompetente, non conoscendolo, si è messa a dire: no, ma è un gesuita, quindi praticamente sono cattivi, sono ignoranti, sono deviati. No, 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 calma, calma, calma. Calma, perché, cari fratelli, anche nell'ordine gesuita, nel passato e anche adesso ci sono persone di livello, quindi che ci siano persone anche purtroppo che infangano questo nome è una realtà, però ci sono anche persone di grande spessore, c'erano e ci saranno. D'altra parte, i gesuiti hanno fatto un grande bene nella storia della Chiesa e io sono stato sempre, quanto ho potuto, per tanti casi ho avuto tanti rapporti con loro, cercando sempre, appunto, e devo dire che, ripeto, anche ai nostri giorni ci sono sicuramente persone di grande competenza, come appunto lo stesso professor Ghirlanda, che adesso è diventato anche cardinale. Ha più di 80 anni, quindi non può votare per quanto io so. Ma appunto, ecco. Allora volevo però andare su un punto che qualcuno ha sollevato. Dice: scusi, lei ha fatto tutto il discorso sull'infallibilità, però il catechismo dice questo e questo. Allora, dovete considerare questo, cari fratelli. Il catechismo è un testo fatto per chi? È un testo sintetico fatto essenzialmente per aiutare a conoscere la fede persone che sono, diciamo, cioè persone che non è che hanno bisogno di avere una super conoscenza teologica straordinaria, no? Quindi il catechismo è nato, no? I catechismi sono nati per offrire alle persone una istruzione semplice che possa aiutare, no? Le persone, per esempio i bambini, ai bambini si fa il catechismo, no? Si dà una istruzione semplice, superficiale, appunto perché possano conoscere bene la dottrina, e quindi serve a loro per questo. Poi si dà un catechismo degli adulti, come il catechismo della Chiesa Cattolica, per dare agli adulti una conoscenza più approfondita, ma non è il livello più alto di insegnamento della Chiesa, il catechismo. Il catechismo riporta quello che altri documenti, molti o molto più approfonditi, dicono. E quindi il catechismo offre un insegnamento fondamentalmente superficiale. Poi, se vuoi conoscere veramente bene la dottrina, beh, allora devi andare su altri testi che sono riportati dal catechismo, no? Per esempio, il catechismo riporta i documenti del Concilio Vaticano II, riporta altri documenti papali, riporta documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede, è lì che te devi andare a trovare, nei documenti per la Congregazione della Dottrina della Fede, nei documenti del Papa, lì devi andare a trovare proprio la dottrina più profonda. La dottrina, ecco, il grande teologo normalmente... Appunto, certo, tiene anche conto del catechismo, perché a volte il catechismo fa delle belle sintesi, riporta delle belle cose, quindi è interessante, ma poi bisogna andare a cercare la dottrina negli altri documenti. Ed è per questo, vedete, che vedete, chi fa proprio di professione il teologo, no? Sa queste cose e quindi va a studiare quei documenti, no? Che sono alla base del catechismo.
e che poi riportano tante cose che il catechismo non riporta, no? Per esempio, ieri vi ho riportato un testo tratto da un documento molto importante proprio per chi fa teologia. È un'istruzione proprio per l'attività teologica, quindi proprio per i teologi, no? Quindi chi fa il teologo evidentemente deve conoscere queste cose, deve leggere questi testi, e altri che non fanno i teologi o non lo fanno a livello veramente profondo non le sanno queste cose, quindi rimangono in superficie. Invece chi appunto ci lavora in questo campo, no? Sa queste cose o deve sapere queste cose. Bene, allora vi riportavo un testo appunto di questo documento Veritatis Donum, che è della Congregazione per la Dottrina della Fede. Quindi è un documento importante proprio per chiarire certe cose anche che il catechismo non spiega. E quindi questo documento dice, parla di appunto dei casi in cui il magistero, senza l'intenzione di porre un atto definitivo, insegna una dottrina. Per esempio, ecco, appunto, insegna la dottrina per aiutare ad un'intelligenza più profonda della rivelazione e di ciò che ne esplicita il contenuto, ovvero per richiamare la conformità di una dottrina con le verità di fede, o infine per mettere in guardia contro concezioni incompatibili con queste stesse verità. È richiesto un religioso ossequio della volontà e dell'intelligenza, proprio come dice qui appunto il numero 829. Però lui aggiunge questo testo, no? Questo numero 24 dice: infine il magistero, allo scopo di servire nel miglior modo possibile il popolo e in particolare per metterlo in guardia nei confronti di opinioni pericolose che possono portare all'errore, può intervenire su questioni dibattute nelle quali sono implicati, insieme a principi fermi, elementi congetturali e contingenti. E spesso è solo a distanza di un certo tempo che diviene possibile operare una distinzione tra ciò che è necessario e ciò che è contingente. E qui appunto dice: la volontà di ossequio leale a questo insegnamento del magistero in materia di per sé non irreformabile, cioè ci possono essere cambiamenti, no? Deve essere la regola. Può tuttavia accadere che il teologo si ponga degli interrogativi concernenti l'opportunità, la forma e anche il contenuto di un intervento. E dice più avanti: in questo ambito degli interventi di ordine prudenziale è accaduto che dei documenti magisteriali non fossero privi di carenze, quindi ci possono essere degli errori. D'altra parte, io vi ho spiegato, cari fratelli, che nella storia della Chiesa ci sono stati errori chiari. Addirittura un papa è stato considerato da un concilio, Papa Onorio, andate a vedere prima, andate a vedere, io come ho detto, un momento che vi metto davanti di nuovo il mio libro, così appunto lo conoscete meglio, ve lo andate a vedere. Ecco, questo libro mio che ho fatto, è un libro che mi è costato tanto tempo, dice appunto: tradimento della sana dottrina attraverso l'amoris laetitia. Praticamente attraverso l'amoris laetitia viene tradita su diversi punti la dottrina cattolica. Quindi questo fa capire che anche con questo Papa noi abbiamo, e lo stesso Cionci lo mette in evidenza, abbiamo dei veri e propri errori molto gravi. Allora che diciamo che non è più Papa? No, calma, calma. Per arrivare a questo bisogna appunto bisogna fare i percorsi, poi percorsi che sono previsti. Peraltro, appunto, abbiamo detto come la questione del Papa eretico non è così semplice. Bene, ma appunto questo ci deve portare a interpretare questo numero 892 del catechismo, nel senso che questo numero, come ho detto, ci deve offrire alla gente che legge il catechismo una istruzione più diretta, capire che appunto normalmente il Papa, i vescovi dicono cose giuste, quindi noi dobbiamo normalmente seguire quello che dicono, ma ci possono essere errori. Ci possono essere errori e infatti l'esperto li può scoprire, come si vede appunto nell'Amoris Laetitia, come si vede anche in certi altri passaggi anche dell'attività di questo Papa. E quindi allora, cari fratelli, dobbiamo renderci conto che appunto è possibile l'errore. Se c'è l'errore, può esserci anche molto grave. Il Papa non significa che decade immediatamente. E appunto, peraltro, per arrivare proprio a una vera e propria dichiarazione di eresia, ci vogliono vari passaggi. E quindi appunto tutto questo ci deve far capire appunto che il numero 892
92 del Catechismo della Chiesa Cattolica non significa che il Papa è sempre infallibile, eh? Peraltro, vedete, numero dice: l'assistenza divina è inoltre data ai successori degli apostoli che insegnano in comunione con il successore di Pietro e in modo speciale al vescovo di Roma, quando pur senza arrivare a una definizione infallibile, senza pronunciarsi in maniera definitiva, propongono nell'esercizio del magistero ordinario un insegnamento che porta a una migliore intelligenza della rivelazione in materia di fede e di costumi. Ecco, questo è quello che abbiamo sentito appunto proprio anche nel documento Veritatis Splendor. Però appunto questo documento precisa altro e quindi dice che però in questi documenti di magistero non infallibile ci possono essere errori come abbiamo spiegato prima e questi ci possono appunto essere e non significa che il Papa non è più Papa o che i vescovi non sono più vescovi, significa che possono sbagliare e appunto cari fratelli, ecco, significa che se capisci che è un errore non lo devi seguire. E devi aiutare gli altri a capire che è un errore. Ecco, ripeto, nella storia della Chiesa ci sono stati diversi casi di papi che hanno detto cose gravissime, eh? Vi ho detto già i nomi, vi ho detto già prima Onorio, ma anche Liberio, ma anche Pasquale II, anche Giovanni XXII, eccetera. E quindi, appunto, anche la Congregazione per la Dottrina della Fede, ecco, la Congregazione per la Dottrina della Fede, vediamo se riesco a trovare il testo, dice qualche cosa di simile facendo, diciamo, dando uno sguardo alla storia del papato, eh? Quindi, cari fratelli, non dobbiamo, ripeto, non dobbiamo trattare questi argomenti come fa il dottor Cionci con superficialità, pensando magari di dire la dottrina della Chiesa, la verità di Cristo, eccetera. Ma non è così. Non è così perché appunto quello che appunto emerge da uno studio più approfondito della dottrina cattolica è ben diverso da quello che dice Cionci e quindi fa saltare fondamentalmente appunto, le fondamenta di questo libro. Il Papa Benedetto ha rinunciato validamente. Papa Francesco è Papa della Chiesa a tutti gli effetti, anche se ci sono tanti errori, anche molto gravi, nel suo pontificato. E ripeto, appunto, fosse anche eretico, come dicono alcuni, e come appunto ci sono state tante affermazioni in questo senso, comunque sia, continua ad andare avanti perché appunto non è che uno, per dire, dico io che è eretico, dice quell'altro che è eretico, dice quell'altro che è eretico e è eretico e basta. No, bisogna appunto perché sia tra virgolette deposto c'è bisogno di tutto un percorso che si dice, che si indica. Anche per esempio Ghirlanda parla di questo percorso per arrivare a dichiarare un papa eretico. Comunque non è una cosa facile per niente di arrivare a questa dichiarazione, quindi normalmente bisogna, almeno normalmente bisogna tenerselo un papa del genere, pregare e appunto, e poi appunto sperare che appunto il Signore gli cambi la testa, sperare che il Signore intervenga sui vescovi cardinali perché appunto comincino a intervenire efficacemente, perché sapete, no? Anche come dice proprio questo libro che io riporto sempre, questo è un ottimo testo, cioè un testo molto interessante che riporta tante cose molto interessanti. Ecco, dice che in questi casi, appunto, ci fosse un papa, diciamo, eretico, peraltro un'ipotesi teologica questa, eh? Questo testo, appunto, di Arnaldo Xavier de Silveira, ecco, questo testo è della Solfanelli, ecco. L'editore Solfanelli, con presentazione di Roberto De Mattei, ecco, questo testo appunto
ci aiuta a... Ne ha fatto anche un altro questo autore, sulla questione, come mi pare sentito, io ce l'ho, però adesso qui non me lo trovo, perché io qui ho pochi libri purtroppo. E ecco, quest'altro testo è anche molto interessante, mi pare che si chiami, che si intitoli il Cosa fare se un papa è eretico? Una cosa del genere. Ma lo trovate, se girate su internet trovate questo testo. E appunto lui dice che bisogna pregare, poi c'è tutto un percorso da fare, ma ci può essere il caso che ti devi tenere quello lì, quel papa. Poi, cari fratelli, la Chiesa è di Cristo. Se Cristo vuole che ci dobbiamo tenere qualcuno, anche se deviato, si può fare poco, bisogna avere pazienza. Certo, Gesù non vuole un papa deviato, deviante, certo, ma in alcuni casi permette che ci sia, oppure ci vuole anche evidentemente mettere alla prova, ci vuole dare forza, perché appunto, peraltro dice San Roberto Bellarmino che di fronte a una situazione anche di papa eretico, a errori di un papa, noi possiamo porci. E, diciamo, non obbedire ai suoi errori, aiutare gli altri a capirlo, però lui stesso dice, cioè, non è che lo puoi deporre direttamente, non è che puoi andare a una deposizione diretta, puoi dichiarare nel caso che è eretico e quindi quello viene considerato deposto, ma la dichiarazione deve essere fatta in un certo modo. Per esempio, Sant'Alfonso dice, no, un papa può essere deposto da un concilio, riporta quello che... Ma appunto, cari fratelli, quando non è così, quando non si arriva a questi livelli alti di intervento, ecco, bisogna avere pazienza, pregare, aiutare le persone a camminare sulla via di Dio, sapere che è tutto nelle mani di Gesù. Se Gesù, cioè la Chiesa è di Cristo. Se Gesù vuole intervenire, interviene. Se non vuole intervenire perché ha le sue idee, sa lui perché evidentemente ci ha mandato questo, sa lui come dobbiamo fare. Noi però dobbiamo camminare nella verità e poi appunto... il resto lo fa il Signore, perché il Signore chiama tutti alla verità. Il Signore non è che ti dice semplicemente segui il Papa, il Signore ci dice segui il Vangelo, segui la tradizione e appunto approfondisci, vedi bene quello che dicono. Se il Papa li segue bene, ma se non li segue devi seguire la verità, no? La segui la verità rivelata. Ecco. Ricordiamocelo sempre, io ne ho parlato, ripeto, in questo mio libro intitolato Tradimento della Sana Dottrina attraverso Amoris Laetitia, e appunto questo libro, ripeto, che ho pubblicato, il cartaceo costa parecchio, perché appunto ci sono varie ragioni, e poi è un librone di 750 pagine, ma non semplicemente un librone di 750 pagine, questo è un librone, ma veramente grande, ha un formato abbastanza pesante anche, no? Proprio grande, e 750 pagine, quindi è proprio tanta roba c'è qui dentro che ho messo. E appunto questo libro, dico, il cartaceo è costoso, ma il PDF l'ho messo gratuitamente a disposizione di tutti. C'è un sito che appunto è il mio sito in cui ho messo questo libro, si può anche tradurre in tutte le lingue, perché c'è in diverse lingue. C'è una traduzione automatica molto buona, cosiddetta Neurale. Questo sito, ecco, questo sito di cui vi parlo, in cui c'è il libro, lo potete scaricare gratuitamente, vi invito a farlo. Ecco, questo sito, adesso vi dico precisamente il titolo di questo sito, ecco, è Tradimento della Sana Dottrina, tutto attaccato.it. Tradimento. Scusate, qui dice, ecco, il link di questo sito è proprio questo, tradimento della sana dottrina.it, tutto attaccato, questo è il titolo, il nome di questo sito. Quindi potete andare a vedere lì tante altre cose, vi invito ad andare a vedere perché il libro, appunto, l'ho scritto io, come ho detto, ho preso tanti anni fa, già tanti anni fa ormai, questo titolo di dottore in teologia, poi ecco, avevo preso anche una laurea in giurisprudenza, quindi diciamo che ho, Dio volendo, una competenza riconosciuta. E questo libro, peraltro, appunto, dice anche cose molto forti riguardo a questo pontificato, eccetera. E però le fonda bene, metto tutte le fonti, metto tutti,
appunto le citazioni che ci vogliono, eccetera. Quindi potete andare a vedere. Pregate perché ne sto, diciamo, elaborando un altro di libro e quindi sempre devo fare il secondo volume, quindi appunto ulteriormente approfondirò la questione. Ma approfondirò la questione sulla base della dottrina cattolica che emerge appunto dalla scrittura, ci è riportata dai padri, è stata appunto ulteriormente approfondita dai grandi dottori, è presentata dal Magistero e appunto per parlare di teologia, cari fratelli, bisogna appunto, ripeto, avere competenza, se no diciamo eresie o aiutiamo la gente a camminare nella linea dello scisma, come fa purtroppo il dottor Cionci. Bene, allora spero di avervi dato ulteriori delucidazioni sulla questione della infallibilità del Papa e degli errori del dottor Cionci. Invito ulteriormente a non seguirlo. Se volete conoscere la dottrina cattolica, la teologia cattolica, dovete seguire grandi autori, eh? Persone di competenza riconosciuta. Poi rifatevi, ecco, andate ai testi che vi aiutano a conoscere, ripeto, i padri, San Tommaso, i dottori, San Bonaventura, San Roberto Bellarmino, Sant'Alfonso. Sapete che su internet c'è un sito che riporta tutte le opere di Sant'Alfonso, tra cui appunto quella opera in cui parla anche del Papa che può essere deposto. Questa opera, vedete, c'è il sito in cui trovate tutte le opere di Sant'Alfonso di Liguori, un sito intitolato Opera Omnia e appunto Sant'Alfonso Maria de Liguori, Opera Omnia, fa parte di Intratext. Quindi è un ottimo sito che vi fa conoscere tante cose su Sant'Alfonso. Andatevi a leggere Sant'Alfonso se volete conoscere la dottrina cattolica. Compratevi questo libro se volete avere indicazioni su come, che cosa fare con, cioè, cosa pensare riguardo all'eresia di un papa. Ecco, c'avete anche il mio libro a zero, che non c'è bisogno di pagarlo, lo potete scaricare e lo potete leggere. Poi se qualcuno di voi anche, diciamo, volete far conoscere queste cose a gente che non parla in italiano, il sito mio, qui che vi ho appena citato, questo sito, appunto, appunto riporta il mio libro. Questo sito è un sito particolare perché questo sito diciamo presenta il libro che è essenzialmente il libro è diciamo la versione l'edizione ufficiale in italiano, però qui c'è su questo sito, ecco, c'è la possibilità di tradurre in maniera molto buona, perché è una traduzione molto particolare, si chiama una traduzione automatica neurale, cioè un'evoluzione della traduzione automatica. Già le traduzioni automatiche per tante lingue sono molto buone, eh? Io vedo che per tante lingue le traduzioni automatiche sono quasi, quasi perfette, quasi perfette. Ma questa è ancora meglio, perché è una traduzione neurale. Quindi se avete persone che, per dire, sono in Germania, conoscono il tedesco, l'inglese, il francese. Qui è possibile fare traduzioni, cioè avere traduzioni del testo in polacco, in portoghese, spagnolo, appunto tedesco, francese, inglese. Quindi c'è tanta possibilità. Se andate su questo sito, basta che cliccate, potete scaricarvi il testo in italiano. Poi potete anche andare appunto sulle varie pagine che vi fanno vedere il testo in tante lingue. Appunto in tante lingue trovate il testo, potete avere la traduzione neurale in tante lingue e quindi tanti possono conoscere queste cose. L'ho voluto fare proprio senza voler guadagnare niente, proprio per la gloria di Dio, perché la gente sappia quello che sta succedendo, perché la gente preghi, perché la gente prenda le distanze dagli errori che sta diffondendo il Papa con i suoi collaboratori. È una cosa molto dolorosa, cari fratelli. Non è che possiamo uscire da questa situazione dicendo no, no, allora non è il Papa. No, no, no.
Vedete che lo stesso Ratzinger, che appunto è stato un grande teologo, adesso è certamente molto anziano, quindi, ma lo stesso Ratzinger, diciamo, ha accettato pienamente questo pontificato in piena unione. Come ho spiegato in altre parti, Ratzinger celebra la messa in piena unione con Papa Francesco, altrimenti sarebbe uno scismatico. Nella messa non è che puoi dire celebro la messa in unione con Papa Benedetto, no, non puoi farlo, perché devi dire Papa Francesco, perché lui è il Papa riconosciuto dalla Chiesa. C'è stato un conclave, Benedetto XVI ha lasciato la sede vacante e poi appunto c'è stato il conclave. E Benedetto XVI aveva già detto prima che avrebbe fatto piena obbedienza al Papa, che veniva e ha fatto piena obbedienza e continua a essere in piena obbedienza. Continua a chiamarlo Papa Francesco, continua ad essere in unione con lui e celebra anche la messa appunto in unione con lui, come ha detto anche il segretario Genswein, che appunto come ho detto anche io in un altro video. Bene, cari fratelli, allora coraggio, ribadisco anche un'altra cosa per tutti quelli che magari non vedono altri miei video, e cioè che oltre a tutto quello che ho detto, per capire come Benedetto è in totale unione con Papa Francesco e appunto ha veramente rinunciato a tutto, per capire ulteriormente, dovete considerare che anche gli amici più stretti di Papa Benedetto riconoscono che l'unico vero Papa è Francesco, e lo stesso segretario, no, Genswein, lo dice chiaramente, ma lo stesso Benedetto, se capiterà, lo dirà chiaramente. Non so adesso se parla ancora quello che ha, quello che non ha, ma fondamentalmente l'ha detto chiaramente. Ma che scherziamo, cari fratelli? Ha concelebrato con lui, quindi tutte le affermazioni di Socci, scusate, tutte le affermazioni di Cionci, di Minutella, eccetera, sono affermazioni devianti e deviate in questo ambito. Quindi non li seguite, ripeto, diffondete questi video che faccio per la gloria di Dio, per far conoscere queste cose. Diffondeteli perché appunto la gente capisca fino in fondo quello che sta succedendo e non segua gli errori appunto di Cionci. Il problema oggi non è se Benedetto è Papa, perché se Benedetto è Papa, perché Benedetto non è più Papa. La figura del Papa Emerito significa che non è più Papa, è stato Papa, come un prefetto emerito di una congregazione per la dottrina di una congregazione romana, della congregazione della Curia romana, non è più prefetto, no? Ecco, non è più papa. Oggi il problema sono gli errori di Francesco e tanta gente che si fa deviare da questi, e noi dobbiamo combattere perché il Signore appunto intervenga con potenza e il Papa ribadisca la vera dottrina e condanni gli errori. Bene. Santa giornata a tutti voi, Cristo regni, amen, alleluia. Nel video che avete appena visto ho notato che ci sono un paio di errori. In un punto, mentre parlo del catechismo, del numero 892 del catechismo, dico un numero sbagliato. Ecco, invece appunto il numero, che stavo esaminando era il numero 892 del catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi essenzialmente questo è stato il numero del catechismo della Chiesa Cattolica che ho esaminato. E poi un'altra cosa, ho esaminato anche un altro documento intitolato Veritatis Donum, e in un passaggio, mentre esaminavo un testo di questo documento, ho detto che era la Veritatis Splendor, no, Veritatis, testi della Veritatis Splendor non li ho realmente visti in questo video, quindi è un errore il passaggio in cui io ho citato la Veritatis Splendor. Il testo che stavo esaminando era della Veritatis Donum. Santa giornata a tutti voi.